disturbi alimentari pregressi che io credo non abbia risolto fino in fondo. Stai dicendo parole forti a una persona, le stai dicendo che ha dei problemi mentali, che è ossessionata dal cibo. Sulla base di cosa? Sulla base del fatto che conta le calorie? Ma stiamo scherzando? Questi non sanno neanche che cosa vuol dire l'anoressia, che cosa comporta. Stanno buttando termini a caso. L'anoressia è una cosa seria, non è una cosa così che si dice quando uno è magro, quando uno... Salve a tutti, oggi video un po' diverso dal solito. Ho deciso di fare una reazione a una trasmissione di La 7 che si chiama Piazza Pulita, in cui hanno fatto un servizio che parla di bodybuilding. Ho visto sul profilo Facebook di Luigi Colbax e di Pansini un po' di discussione. Avevo iniziato a vedere il servizio, poi ho deciso di smettere per fare la reazione live. All'inizio in realtà la discussione è incentrata sui disturbi del comportamento alimentare. Ho visto quella parte, ma non ci ho fatto la reazione perché non è quello su cui mi voglio concentrare. E ho notato che già dal momento in cui la discussione passa al digiuno intermittente, c'è già un enorme pregiudizio da parte di tutti quanti praticamente in studio, a parte del povero personal trainer e nutrizionista di cui adesso mi sfugge il nome. Poverino, si vede che sta venendo praticamente attaccato e sta un attimo nel panico. Certo, Vediamo un po'. fine alle volte. Anche Assolutamente. perché questo senso del controllo di cui si parlava, appunto, dicevamo, è proprio tipico purtroppo dell'anoressia. Qui Cioè, c'ho controllando il cibo, controlli le appunto, emozioni, qua controlli tutto. qui c'ho. Da subito noto che viene associato al semplicemente voler controllare il cibo per migliorare il proprio corpo e in generale cambiarlo, ai disturbi del comportamento alimentare, cioè fanno tutti quanti in studio fatica a distinguere un'ossessione che viene da una malattia psicologica rispetto a un comportamento sano. Devi mangiare e devi entrare in dei modelli che sono dei modelli da un punto di vista alimentare nazisti, perché non devi Non sono mangiare, ti d'accordo. devi privare di tutto quello che ti piace. Devi andare oltre il tema della salute, del Proprio, benessere. Devi assolutamente d'accordo, raggiungere un sì, modello proprio estetico. sì. Allora, prima di continuare, voglio subito parlare di questa cosa. Qua parlano del fatto che per scolpire il proprio corpo, per raggiungere un livello estetico incredibile, bisogna andare a mettere in secondo piano la salute. E questo in parte è vero. Ma come è vero nel bodybuilding, è vero anche in qualsiasi sport. Se si parla di sport agonistico, l'obiettivo non è la salute, ma la performance. Questo vale nel calcio, questo vale nel basket, vale nella danza, vale nel pattinaggio, nella ginnastica, in qualsiasi sport non si va a mettere in primo piano la salute, ma la performance. L'obiettivo salute si ha nell'attività fisica o nell'attività motoria, non nello sport. Andiamo avanti. Ci sono parecchi temi controversi in Italia legati al digiuno intermittente. Adesso sono 10 anni, no, che la fa, vero Sono lei? 10 anni. Da quant'è che non mangia un tiramisù? Il tiramisù lo mangio diverse volte all'anno in realtà. Io ho una dieta. Diverse volte all'anno sono malissimo. Beh, perché non mi piace Io al solo il mese, tiramisù, però. voglio Va mangiare. bene. Sta domanda ha non voglio dire stupidità perché non voglio insultare, però è veramente stupida. Che cosa vuol dire quanti tiramisù mangi? Nel senso, quanto ti privi dei beni della vita per raggiungere questo fisico? E poi anche la Selvaggia Lucarelli che dice: già l'anno è problematico, io ne mangio al mese. Perché lo dici con così tanta fierezza? Mangiare tiramisù e vuol dire essere delle persone fatte a persone o cosa? Veramente è una conversazione assurda. Comunque, E qual è per lei lo sgarro. uno sgarro serio? Qual è? Lo sgarro serio è andare a mangiare sushi oppure andare a Ma il mangiare. sushi per noi è Pesce crudo dieta! e riso. Ciao a tutti quanti che ridono, che lo prendono in giro. Eh sì, il sushi per noi è dieta. Questo senso di superiorità mi sta dando veramente fastidio e questo senso di presa in giro. Innanzitutto, cosa dà il diritto a loro di criticare lo stile di vita di una persona? Immaginate questa situazione al contrario. Immaginate il palestrato che dice a una persona sovrappeso, come quelle che sono in studio, quanti tiramisù ti mangi al giorno? Tanti al mese? Ma che schifo, cioè nel senso ne dovresti mangiare di meno. Cioè, non esiste, sarebbe etichettato come body shaming, come chissà che cosa. Ma stiamo scherzando. E questa è una cosa su cui ora voglio discutere. Il body shaming nei confronti dei palestrati. Allora, io personalmente credo che il termine body shaming sia abbastanza privo di significato. Però tutti quanti considerano giusto prendere in giro i fisici di chi è palestrato o i modi di mangiare di chi è palestrato come se noi non avessimo sentimenti. Quante volte mi sono sentito di dire che schifo i muscoli? Cioè, ma immagini io, dico a una persona sovrappeso, che schifo il grasso. Andiamo avanti, dai. Magari ne parlo meglio dopo. Allora, fatemi introdurre Annalisa Ghirotti, che intanto è una campionessa nazionale di natural bodybuilding, massa grassa che lei.
7%. Minchia, 7% per una donna. 7% di massa grassa. Complimenti. Niente, cioè lei diventa praticamente pelle e muscolo. Praticamente diventa tutta proteina. Non è esattamente. Guardate che fastidio, come parlano, si atteggia in maniera superiore. Mi dà fastidio questa cosa, assurdo. Non voglio perpetuare la violenza, però effettivamente ti toglie gli schiaffi dalle mani questo atteggiamento. Perché ripeto, immaginatelo a ruoli inversi, immaginate un palestrato che tratta così una persona sovrappeso o una persona fuori forma. E capite il mio fastidio adesso, in questo momento. Quanto le piace il suo corpo? Abbastanza. Usa spesso lo specchio? Quando sono sotto gara, perché fa parte del mio sport e di atleticità. Sono io in gara. Non ha mai la sensazione che il suo corpo sia una prigione, che lei sia schiava, diciamo, di questa... Sembra che sta dallo psicanalista, da quattro soldi. Lei può rispondere sì alla domanda, le piace il proprio corpo, perché ci lavora e, come si può vedere da quella gara, ha raggiunto una condizione che lo 0,01% della popolazione potrebbe raggiungere. Lei può rispondere sì ed esserne certa, non lo so per quanto riguarda il presentatore. Allo stesso tempo, che cosa vuol dire vedere il proprio corpo come una gabbia? Capiamolo. Cultura che si è costruita addosso. No, è una scelta, nel senso di competere in questo genere di disciplina che richiede questo tipo di look. In gara, perlomeno, poi nella vita normale non vado in giro così. Brava, lei ha fatto una giusta distinzione tra il periodo in cui si è in gara e in generale il periodo off season, si chiama, in cui non si è in gara. E effettivamente molte persone hanno in mente la concezione del bodybuilder sotto gara e che quella sia la condizione e lo standard di vita che portano tutto l'anno, quando in realtà quel tipo di fisico e soprattutto di stile di vita si porta per meno di 3 mesi all'anno. Sì, diciamo. Dire natural bodybuilder. Allora, natural bodybuilding vuol dire sculpire il proprio fisico in maniera naturale, quindi senza l'uso di sostanze dopanti. Dovrebbe essere normale non usare. Non lo è in realtà. Io ho scelto questa federazione. Su questo gli do ragione, perché effettivamente c'è un abuso, cioè abuso, c'è un largo uso di steroidi all'interno del bodybuilding, e come nel resto degli sport. Semplicemente nella maggiore federazione del bodybuilding, l'IFBB, non c'è l'antidoping, quindi ognuno può fare che vuole. Questo non toglie che anche gli atleti alle Olimpiadi siano dopati fino al midollo. Però vabbè, questo è un altro discorso. Lei ora è una donna giovane, ma... La ringrazio. Ma ha paura di vedere decadere il suo corpo? Sì, perché non... Credo che questa è una domanda che può essere fatta a chiunque. Quello che però le può dire è che ha visto il suo corpo al massimo delle sue potenzialità, invece magari altri possono arrivare da vecchi e pentirsi di non aver utilizzato il proprio corpo al massimo in gioventù. Sono così giovane come potrebbe sembrare, forse. Che carina, si è imbarazzata. Sì, insomma, la vecchiaia mi spaventa. C'è un momento in cui c'è una naturale decadenza. Quando avrò 60 anni non sarà uguale ad adesso, però sarò la mia miglior versione di me a 60 anni. Bravissima, esatto. L'ultimo tiramisù quando l'ha mangiato? Di nuovo questo fatto! Natale? Stiamo parlando di un anno fa. Guarda. Che facce di cazzo che hanno! Sono assurdi. Quante volte hai mangiato? Quant'è l'ultima volta che hai mangiato il tiramisù? Ma ti immagini se io vado alle persone, quando è l'ultima volta che sei andato in palestra? Ah, a Natale, ciccione! Cioè, boh. E comunque sto controllata. E questo è... Lei è letteralmente senza parole, perché giustamente, cioè, sta parlando con un atleta di elite. Tu, un atleta di elite, dici quando è l'ultima volta che hai mangiato il tiramisù. A Cristiano Ronaldo gli dici quando è l'ultima volta che hai mangiato il tiramisù. A coso là, come si chiama? Come si chiama? Marcel Jacobs. A lui gli vai a dire quando è l'ultima volta che hai mangiato il tiramisù, specialmente se sta sotto le Olimpiadi. Perché questo giudizio così estremo sul bodybuilding rispetto che su altri sport? Non lo so. Parte della disciplina che... Max Andretta ci racconta le bodybuilders, quelli che sono anche più oltranzisti. È così random, mentre parla viene interrotta, lui si alza a posto. Siamo a Igea Marina e oggi si tiene la finale del campionato internazionale di bodybuilding. Anni di sacrifici che prendono senso in pochi secondi. Sacrifici quali sono? Vita sociale poca, perché non puoi mangiare fuori, devi seguire la dieta, non saltare mai un allenamento. E questi sono sacrifici che valgono nel bodybuilding come valgono in tutti gli sport, con la differenza che nella ginnastica o nel calcio, che ho citato prima ad esempio,
non sono adulti che scelgono di fare questi sacrifici, ma spesso sono ragazzini che sono o praticamente obbligati dai genitori, o comunque, anche se lo fanno per loro volontà, lo fanno in un'età scolare, quando sono bambini. E se vi chiedete perché molti calciatori, quando a 20 anni, 21 anni debuttano in Serie A, si lasciano andare, è perché loro, al contrario di quello che magari può pensare la maggior parte delle persone, non hanno avuto un'infanzia normale. Non uscivano, non andavano a cena fuori, si allenavano ore e ore al giorno. Quando arrivano in Serie A, vedono i soldi, vedono il successo, fanno ok, sono arrivato, ora mi rilasso e mi godo quello che non ho potuto godermi da adolescente. In realtà il bodybuilding da questo punto di vista è migliore, perché i sacrifici li fa chi è adulto e chi sceglie di farli. Queste donne a rinunciare alla loro vita sociale, a una birra con gli amici o anche solo a un bicchiere d'acqua? Una voglia di raggiungere qualcosa più grande, una voglia di migliorarsi, una voglia di battere i propri limiti, perché no? Avere un obiettivo. E cosa porta a un ingegnere che si laurea con 110 lode al primo appello di sacrificare la vita sociale? Il fatto che vuole raggiungere degli obiettivi che la maggior parte delle persone non riuscirebbero mai a fare. Se si vogliono risultati fuori dal comune, servono sacrifici fuori dal comune per qualsiasi campo della vita. Queste ad esempio sono le chilocalorie che devo assumere oggi. Peso tutto quello che mangio. Se però arrivi a 1300 calorie e poi ti dicono andiamoci alla pizza alle 6 di sera, o non ci vado, oppure mi prendo l'insalatina. Sono bassa di proteine, prendo magari le proteine in polvere, uno shaker di proteine. Per me è un Che cos'è quella faccia? Ma no! Allora, io veramente non voglio essere, non voglio risultare né maleducato né arrogante, però queste facce mi danno veramente fastidio. È assurdo. La maionese 60% di grassi. Quando ne ho voglia, piuttosto che mangiare delle schifezze, mi mangio 10-15 grammi di questo e fine lì. Funghi, perché hanno un valore calorico così random, se la beve. Basta mantenere una condizione con una bassa body fat, con un basso grasso, per una donna soprattutto non è sano. Non è sano perché per una donna, ad esempio, si va in amenorrea, quindi l'assenza di ciclo. Il fatto dell'amenorrea è vero, avviene nel bodybuilding. In realtà, più che amenorrea, si parla anche di triade dell'atleta. E questo, in realtà, però, se proprio devo dire, avviene molto di più nella danza e nella ginnastica, in cui questa condizione deve essere mantenuta sempre, piuttosto che nel bodybuilding, in cui, come appena detto, la condizione non viene mantenuta sempre. Si parla di amenorrea vera e propria quando per 3 mesi non vi è flusso, oppure nell'arco di 6 mesi vi è meno di 3 volte, una cosa del genere. Quindi sicuramente sotto gara il ciclo viene alterato, ma non è detto che si sfoci nella menorrea, cosa che invece praticamente quasi sempre accade nelle ginnaste e nelle ballerine. E in particolare le ginnaste sono molto più piccole, sono praticamente bambine e massima 25 anni, ma molto prima dei 25 anni stanno distrutte a livello anche di articolazioni e anche endocrino. Quindi non so perché non si parli anche di quanto fa male la ginnastica, per dire, se si deve parlare così del bodybuilding. Ah, un'altra cosa, si fa vedere che il suo fabbisogno è di 1600 calorie, quindi se sta sotto gara e sta dimagrendo a quella body fat, con 1600 calorie il suo fabbisogno è altissimo, è estremamente più alto rispetto alla donna media, considerando che lei anche in questo momento peserà probabilmente intorno ai 50 kg. Cioè, in realtà mangia molto di più della donna media. Io sono partita come tutte a 20-21 anni dicendo ok, sono brutta, non mi vedo bene, non mangio più. Ho perso un sacco di chili, cioè non ero proporzionata. Ho capito che quello che fa vedere bene una donna, che fa stare bene una donna, è la massa muscolare. Selvaggia, a te la parola. No, beh, me le ha tolte tutte, nel senso che è evidente che c'è un'ossessione che tradisce evidentemente qualche problema che ha una radice molto più lontana. Non capisco con quale diagnosi psicologica clinica riesce a dire queste cose. Cioè, tu in questo momento stai dicendo parole forti a una persona, le stai dicendo che ha dei problemi mentali, che è ossessionata dal cibo. Sulla base di cosa? Sulla base del fatto che conta le calorie? Ma stiamo scherzando? Disturbi alimentari pregressi che io credo non abbia risolto fino in fondo. Ha solo si sublimano nella... Con quella faccia, dico, con quell'espressione. Allora, perché invece non c'è la possibilità che lei sia passata da una fase oscura della sua vita in cui non si vedeva, non si piaceva quando si vedeva allo specchio, e quindi cercava di controllare tutto nella maniera sbagliata, non allenandosi e mangiando il meno possibile, a una fase in cui ha capito qual era il suo problema, ha capito qual era la strada giusta da prendere, ovvero allenarsi, mangiare in maniera equilibrata in modo tale da
sviluppare massa muscolare tenendo comunque a bada la percentuale di massa grassa e sfidarsi, perché no, in questo momento a tornare a controllare il cibo, ma in una maniera sana. Una persona anoressica non riesce a sviluppare massa muscolare. Questi non sanno neanche che cosa vuol dire anoressia, che cosa comporta e che cosa succede. Cioè, stanno buttando termini a caso. L'anoressia è una cosa seria, non è una cosa così che si dice quando uno è magro. Diciamo che l'ha spostato, l'ossessione per il corpo è comunque pur sempre una sorta di dipendenza, un'ossessione appunto. Alla fine lei oggi controlla il cibo, controlla il corpo, si vede meglio, ma fa una vita da incubo. Cioè, queste persone vedono estremamente malata la cosa di oh raga, andiamo a mangiare una pizza stasera, no guarda, preferirei non mangiare troppo, già mangiato. Cioè, per loro è una cosa malata. Per loro bisogna mangiare tutto, godersi la vita, scattarsi e poi ingrassare. Cioè, questa è la vita. Per carità, ognuno, io, a differenza loro, rispetto la loro visione. Non ho mai criticato nessuno per il modo in cui mangia, a meno che non mi sia stato richiesto. Ognuno fa che vuole, però non vedo questo attaccamento. Forse è gelosia? Vediamo. E poi quello che mi fa molta impressione è che parla di sé per come la vedono gli altri. Cioè, lei non parla di come si sente, di come si trova in questo corpo, ma dice la gente mi guarda dal di fuori. Stiamo parlando di una competizione di bodybuilding in cui vieni giudicata oggettivamente da giudici esterni per come loro ti vedono, e in generale il discorso era improntato alla visione degli altri nei confronti di se stessi. Vi garantisco, io sono un ex obeso, cioè ero sovrappeso da piccolo e mi vergognavo estremamente del mio fisico. Un sacco. Mi ricordo addirittura che per nascondere le tettine andavo sempre girando così. E cosa mi ha aiutato a perdere questa insicurezza del mio fisico? Allenarmi, avere un bel fisico, ok? Passare dal essere curvo per nascondere le proprie tettine a andare in giro con la testa alta e la schiena dritta per far vedere i pettorali. E soprattutto, proprio recentemente, fino all'anno scorso, in realtà ero tornato a un punto abbastanza di sovrappeso, avevo la vita che era di 95 cm, come potete vedere da questa foto, e in quel caso la palestra e in generale entrare più in contatto col mio fisico, anche se non avevo più una condizione particolarmente bella, mi faceva essere sicuro del mio corpo, comunque non mi vergognavo, comunque andavo in giro col petto alto, andare al mare non era un problema, e questa mia maturazione non è venuta così dal nulla perché la gente ha smesso di farmi body shaming, no, perché sono andato incontro a una trasformazione non solo fisica ma anche mentale. Beh, la sua vita di inferno magari a lei piace, nel senso non è. Che poi vita di inferno, cioè chi definisce una vita del genere vita di inferno è veramente triste, perché innanzitutto una vita di inferno è una vita che si porta dietro serie tragedie, non la vita di chi si allena, ha il lusso di allenarsi, il lusso di mangiare come vuole, cibi che in altre parti del mondo non esistono neanche col binocolo, e che ce la mette tutta per migliorare se stessa e il proprio fisico. Se una persona giudica questa vita d'inferno, non lo so che vita può avere. Mi colpiscono due cose di questa storia. La prima è lo sguardo della ragazza. Io sono abituato nella mia professione ad andare oltre l'immagine, a guardare gli occhi delle ragazze che dicono molte cose. Gli occhi di questa ragazza parlavano tantissimo. Noi viviamo un tempo in cui la fatica deve nutrire l'edonismo e l'autocompiacimento. Questo viene pagato per quante parole dice, probabilmente, perché sta parlando da due minuti ma non ha effettivamente detto niente. Lui ha detto che viviamo in un mondo in cui la fatica è al servizio dell'edonismo, roba del genere. Io dico che viviamo in un mondo in cui la fatica viene vista come sbagliata, perché viene esaltata la pigrizia e viene esaltato l'essere mediocri. È uno psicologo, psichiatra che aveva detto che da un video fa tutta sta storia, a parte quella storia degli occhi inutile, ma che si permette di dire così tante cose sulla psiche di una persona è veramente poco professionale. Ma che ne sai tu se quella persona... Sono veramente senza parole. Dico, però la cosa è importante questa cosa. Il tema è quanto i ragazzi sono liberi di scegliere la vita che vogliono vivere. Questo è il tema, al netto dei condizionamenti che questa società impone sul corpo e sul cibo. Per cui non c'è nulla di moralistico in questo, anzi. Retorica, ma niente di concreto, dice questa persona. No, la violenza della mente sul corpo e la violenza alla mente.
cioè nessuno si domanda, proprio perché è uno sportivo, perché lei parla, io sono una sportiva, mi sta bene, abbiamo gli atleti che arrivano a certi livelli di impegno, però l'atleta è l'emblema della persona più sana. Io quando... Non è vero. Dottoressa, mi dispiace, lei sarà una grandissima dottoressa, ma non ha idea di come funziona lo sport. L'atleta non è la persona più sana. Non esiste sta cosa. Sì, con gli atleti sono le persone perfette dove se cambi... No. Qui c'è il senso della violenza verso il corpo, ma quella ragazza che apre quel frigorifero e prende in mano quello yogurt, ma si domanda ma il mio corpo come sta? Ma perché gli altri sportivi, che anche loro sono soggetti a diete abbastanza restrittive, specialmente sotto gara, non fanno la stessa cosa? No, mi dispiace che lei non vi sente, ma queste sono diete prettamente iperproteiche. Porta sicuramente a un danno, perché la proteina, come il carboidrato, aumenta l'insulina e i fattori di rischio in generale infiammatori, quindi non funzionerà, non te ne fa male. Tu vuole dire qualcosa? No, ripeto, dottoressa, lei magari è una bravissima dottoressa, però le proteine, le diete iperproteiche non provocano danni ai reni, è vero che aumentano l'insulina in maniera simile ai carboidrati, però, cioè, nel senso... non portano a danni, non porta a particolari danni una dieta iperproteica rispetto a una dieta ipercalorica. No, una cosa mi domando sempre, io torno a casa adesso. mangia l'avocado, mangia... Cosa posso mangiare? No, ma io... Pane e olio, non lo so. Cioè... Ma si può mangiare per andare a dormire, sì. Sono digiuno dall'ora di pranzo, no? Cioè, devo mangiare, no? Se mangi per o digiuno fino a domattina. Una bella cena gratificante prima di andare a dormire, sì. Dopo una fatica di una puntata, io la farei. Si può fare, un po', non troppo pesante. No, si può mangiare... Comoda, perché altrimenti farei il digiuno intermittente, no, perché digiuno io ho mangiato alle 13. Perfetto. Il digiuno intermittente è nato con l'idea di togliere la colazione, non togliere la cena. Poverino, perché loro hanno buttato tutto in caciara, lo stanno prendendo in giro, lui cerca di essere serio, però mi dispiace un po' per lui, perché veramente gli stanno mancando di rispetto tutti quanti in una maniera assurda. Però... Va bene, questo alla prossima puntata o nella... Vabbè, è finita. Allora, in realtà... Non pensavo di arrabbiarmi così tanto, cioè volevo essere un po' più obiettivo e meno emotivo, però sinceramente questi sono argomenti che mi danno abbastanza fastidio, perché è da anni che lotto per, nel mio piccolo, abbattere lo stigma che c'è nei confronti dei palestrati, che c'è nei confronti del mondo della palestra e del bodybuilding anche. Comunque va diviso la semplice attività di andare in palestra al bodybuilding a livello agonistico. Può essere definita come attività motoria mirata alla salute quella di una persona media che va in palestra. Vi posso garantire, essendo un istruttore, che ho allenato centinaia di persone, ho migliorato la condizione di centinaia di persone, non solo fisica ma anche mentale. Anche qui va fatta la distinzione, perché poi questi servizi mi dà fastidio, mi arrabbio così tanto, perché allontanano le persone dal mondo della palestra. Pensano che se entrano in palestra si trovano tutti sti bestioni super definiti, cioè quando in realtà nella stragrande maggioranza delle sale e pesi si trova l'anziano, si trova il ragazzino, si trova la signora che sta cercando di dimagrire, ed è un ambiente totalmente tranquillo. Ho fatto scienze motorie, a scienze motorie chi fa atletica, chi fa calcio è il top, chi fa palestra è un buzzurro stupido, tutto teso con i muscoli. L'attività di migliorare il proprio fisico fine a se stessa viene vista come narcisista, viene vista come inutile, però quando in realtà non c'è niente che fa meglio all'anima e alla mente, in alcuni casi, naturalmente non in tutti i casi. Non sto dicendo che tutti quanti devono andare in palestra, essere muscolosi e magri per essere felici, però non ha neanche senso criticare chi sceglie questo stile di vita, che può essere più o meno estremo in base al livello di intensità a cui si sceglie di farlo. Quindi non vedo perché vada bene prendere in giro i palestrati in questa maniera e invece l'obesità deve venire saltata, e io devo vedere su TikTok, Instagram e TV gente obesa che è fiera di esserlo e fa passare il messaggio che essere obesi è salutare e fa bene, quando assolutamente non è vero. Sicuramente chi è sovrappeso, gli obesi, non devono essere presi in giro per la loro condizione, ma devono essere aiutati, perché l'obesità è una malattia genetica e contagiosa. La body positivity non vuol dire evviva essere obesi, rimaniamo obesi perché fa bene, no, devi avere l'obiettivo di far sentire le persone obese non emarginate, non giudicate,
ma allo stesso tempo bisogna dare loro la forza e i mezzi per cambiare la loro condizione. Nessun ex obeso che è riuscito a dimagrire poi dice no, però ti dirò, quando ero obeso mi sentivo meglio con me stesso. Nessuno, e io incluso. Sia il nutrizionista che la bodybuilder che erano in studio, capisco la loro difficoltà nel parlare, nell'esprimere le loro opinioni, perché accerchiati da medici, psicologi, opinionisti che gli ridevano addosso, tutto è stato buttato in caciara come al solito. E vabbè, niente, quindi questo è praticamente quello che penso del servizio e di quello che è accaduto. Scrivete nei commenti se siete d'accordo, vorrei aprire un dibattito, una discussione. Tranquilli che sarò sicuramente più razionale. In questo video ho appunto voluto reagire, cioè senza prepararmi troppo un discorso, piuttosto che un breakdown punto per punto di cosa non andava bene, andava male in quella discussione. Niente, ci vediamo al prossimo video e ciao.